Cinema, musica, teatro e tutto quello che fa spettacolo. Now, ladies and gentlemen. Primo spettacolo. Questo album ha un, almeno ad un ascolto così, ha un suono diverso un po' rispetto anche al disco precedente, un po' perché è cambiato anche il produttore dell'album. Sappiamo, ecco, vogliamo chiedere un po' come hanno lavorato sulla costruzione delle canzoni di questo album nuovo. So you have a different producer from your previous album, and yes. This new album sounds just a little bit different from your previous album. So how did you work on it in new songs? I think with Luke Smith on the new record, we have more time with him, and he had more ambition to get into the music a bit more. I mean, Gareth Jones was great, but it was quite a quick process with him. Three or four weeks to do the recording and the mix, whereas with Luke we had a month to do the recording. So we went in and we spent more money, probably. Yeah. Well, no. We did actually have a little bit more, but not much more. So it was, yeah, and Luke got in more, and we built things up a bit more, maybe from the bottom. So maybe this is the main difference. In realtà la differenza più grande è che con Luke Smith, che è il produttore di questo disco, hanno avuto molto più tempo a disposizione rispetto al primo disco. Ai precedenti dischi non è che hanno lavorato male con il loro, appunto, produttore di prima, ma avevano tempi molto più stretti, forse anche qualche soldo in più è arrivato, e poi più ambizione per un respiro un po' più ampio, di entrare un po' più dentro la musica, e quindi forse è quello la chiave, appunto, del cambiamento anche di suono. Cerchiamo un po' di, ecco, farci raccontare com'è un concerto dei We Have Band. Io sono stato ad uno dei loro concerti al Circo degli Artisti, posso garantire che ci si diverte molto, si balla, ma ecco, could you describe in few words how is a gig, We Have Band gigs? It's quite wild, lots of dancing, us dancing, the audience dancing. It's crazy. It's like a house, a rave. Like a house. Well, not no. A rave. Maybe like a nice house party. Mm. With a little bit of French touch. Yeah, why not? Yeah. Why not? In realtà dice molto selvaggio, molto wild. Si balla molto. Lui balla. Il pubblico balla, per fortuna. E non è tanto un rave come suggerivi tu, ma più un bel party a casa, ecco, con buona musica. Il titolo è curioso dell'album, Ternion. What does it mean, Ternion? Sort of means the three. The sort of the three. One and one and one, the sort of power of three.